tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Tsubasa Rise of New Champion, gioco in uscita fra 10 giorni esatti, vabbè 11 per me perché io sto registrando al 17 ma voi questo video lo vedrete al 18, quindi 10 giorni esatti dall'uscita del gioco targato Bandai Namco su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Alcune novità uscite negli ultimi giorni, vabbè intanto lo vediamo, confermata a tutti gli effetti la nazionale brasiliana, qualora ancora ce ne fosse stato bisogno. 4 giocatori iconici per il Brasile. Abbiamo il capitano Alberto, libero difensore, abbiamo Leo, abbiamo un nuovo portiere che ahimè è andato a sostituire Salinas, chiamasi Keizinho, e praticamente è il portiere di Inazuma Eleven naturalizzato brasiliano, e che tra l'altro non usa neanche le mani per parare, lo vedete adesso, lui para letteralmente con i piedi. Sarà curioso vedere se un giorno faranno una versione del Brasile dei mondiali under 20, come giustificheranno l'uscita di scena di questo portiere per far subentrare Salinas. Io gli consiglierei di darsi, non so, a qualche tipo di attività più consona per le sue caratteristiche, magari diventare un ballerino professionista di capoeira o un insegnante di samba, non lo so, ci sono rimasto male, devo dire la verità, che hanno messo questo soggetto al posto di Salinas, anche se comunque pare essere un personaggio tutto sommato interessante. La maglia va molto di moda di questi tempi, quella lì, quel bel violaceo con una riga nera in mezzo. E poi per ultimo abbiamo ovviamente Santana, che in questo gioco non si chiamerà Carlos Santana, ma si chiamerà Carlos Bara. Complimenti, devo dire la verità, alla Bandai Namco, perché da questo punto di vista si vede che ci tengono a seguire la timeline ufficiale del manga. Per chi non lo sapesse, per chi magari non conosce la storia del giocatore, Santana veniva abbandonato dalla madre quando era un neonato praticamente sul campo da calcio del Bara FC, e viene adottato dai due custodi, due signori anziani, marito e moglie, che facevano appunto da custodi nel suddetto campo. Quando i nonni adottivi, tra virgolette, di Santana muoiono, Santana viene a questo punto adottato a sua volta dal presidente del Bara FC, che lo vede come praticamente una macchina fattura soldi, e dà anche il suo cognome, da qui appunto Carlos Bara. Santana era il cognome, se non ricordo male, dei suoi nonni adottivi, neanche della madre. Fatto sta che Santana rinuncia al cognome Bara e si libera appunto dal Bara quando ormai iniziano le vicende del World Youth, quindi dei mondiali under 20. Trattandosi in questo caso però di mondiali under 16, è giusto che Santana, non essendosi ancora svincolato dal suo secondo genitore adottivo, si chiami Carlos Bara. Quindi, come dicevo, complimenti alla Bandai per aver seguito in maniera più che corretta le vicende del manga. In questo video vediamo intanto che Santana ha un bellissimo tiro combinato con Alberto, che ha una combinazione, un 1-2 molto simile fra la coppia d'oro di Tsubasa e Misaki, in questo caso lui con Leo, che anche Leo ha un suo tiro, e poi niente, come dicevo prima, che Keizinho praticamente è un portiere che para con i piedi. René Higuita, spostati proprio. Seconda novità, per modo di dire, abbastanza importante, che abbiamo visto in questi ultimi giorni, riguarda una specie di video tutorial, potremmo dire, rilasciato sul canale ufficiale della Bandai Namco in Asia, dove ci vengono spiegati alcuni meccanismi del gioco che fanno ricordare molto i tasti, per quello che riguarda il funzionamento normale del movimento dei giocatori, di PES, quindi X per andare a fare pressione con gli avversari, per il passaggio, il quadrato per il tiro semplice. Ci viene spiegato un pochettino meglio come funziona la fase difensiva, e all'interno del gioco stesso avremo un tutorial proprio che ci permetterà di padroneggiare sia la parte relativa ai dribbling in fase offensiva, che i tackle in fase difensiva, che gli 1-2.
Per chi viene da Captain Tsubasa Dream Team, si potrebbe fare un esempio con la funzionalità della passiva maestro dei pronostici, ovvero in fase offensiva noi avremo due possibilità di dribbling effettuabili con R1 ed R2 per quello che riguarda i tasti della PlayStation. Poi ci saranno i relativi tasti qualora voi utilizziate un pad anche su PC. Non so come si chiameranno quei bottoni sul pad della Nintendo Switch. Comunque avrete due possibilità di dribbling con R1 ed R2, e il nostro avversario a sua volta, per fermare il nostro dribbling, dovrà premere R1 o R2. In fase difensiva dobbiamo azzeccare il tasto che premerà il nostro avversario, quindi se il nostro avversario preme R1 noi dovremo premere R1, se premerà R2 noi dovremo premere R2. In fase offensiva naturalmente dovremo fare l'opposto, ovvero premere R1 quando il nostro avversario premerà R2 e viceversa. Naturalmente non c'è modo di sapere quale tasto sta premendo il nostro avversario, anche se l'animazione dei giocatori fra un tipo di dribbling e l'altro paiono essere leggerissimamente diverse. Quindi ci sarà una specie di mix, sarà necessaria una specie di mix fra bravura effettiva del giocatore nello scegliere il tempismo giusto e di fortuna, perché poi alla fine comunque si tratta tutto di una frazione di tempo infinitesimamente piccola, quindi di conseguenza non è che potremmo permetterci tanto di stare lì a ragionare, spesso e volentieri si andrà più ad intuito, e quindi ripeto, un mix di bravura per il tempismo e fortuna per la scelta giusta dei tasti. Tempismo che servirà anche per le tecniche di 1-2, quando i giocatori saranno due giocatori che dispongono di una tecnica di 1-2, quindi tipo Tsubasa e Misaki piuttosto che Santana e Leo, o mi viene in mente anche Pascale Diaz, ecco, per dirne un'altra. Ecco, quando i giocatori saranno nella posizione idonea per fare l'1-2, bisognerà premere il triangolo e in sequenza continuare a premere triangolo nel momento giusto quando la palla arriva sul piede dell'uno e dell'altro giocatore. È un meccanismo molto carino che però purtroppo, devo dire la verità, viene un pochettino logorato dal fatto che gli 1-2 possono essere facilmente intercettabili da qualunque giocatore avversario, anche solo che questo si trovi sulla traiettoria per errore. Quindi un 1-2 anche eseguito perfettamente può purtroppo essere interrotto semplicemente dal caso, viene da dirlo, da degli NPC, da dei giocatori non controllati dal nostro avversario, ma che si trovano lì per il semplice motivo che in quel momento stanno lì. Ad ogni modo, questa cosa ci dà uno sguardo in più su quella che è la profondità del gioco. E per quello che riguarda invece l'aspetto grafico, almeno da quello che vediamo da questo video, qualche miglioramento rispetto alle prime versioni del gioco si vede. Io non so adesso se è una questione di colore o meno, di colore o meno, ma per esempio il campo mi sembra un pochettino meno fluorescente di quello che abbiamo visto nelle prime uscite. Purtroppo vedo che non hanno voluto togliere la nuvola di fumo da sotto i piedi dei giocatori, che sembrano Beep e Willy il Coyote quando scattano, però vabbè, sono dettagli oggettivamente insignificanti. Considerazioni personali per quello che riguarda soprattutto la nazionale brasiliana. Resta ancora da capire se la nazionale brasiliana sarà inserita, ma a questo punto penso proprio di sì, anche nello storyline dei mondiali under 16. Perché dico che resta da capire? Perché sappiamo che comunque sia nel manga che nell'anime la finale dei mondiali under 16 si tiene fra Giappone e Germania, quindi resta da capire se questa cosa cambierà completamente la storia che noi conosciamo dei mondiali under 16, proponendoci una finale inedita fra Giappone e Brasile. Resta da capire quale sarà il valore effettivo della nazionale brasiliana. Noi sappiamo che la nazionale tedesca arriva a 1800, quasi 1900 punti complessivi. Si presume che il Brasile a questo punto possa superare i 1900, non dico arrivare a 2000, ma comunque arrivare a 1900, avendo un numero minore di giocatori tra virgolette iconici rispetto ai tedeschi, perché i tedeschi sono
sono in 6, i giocatori del Brasile sono in 4. Bisogna capire se questi 4 giocatori iconici brasiliani saranno nettamente più forti rispetto alle controparti tedesche, o se invece saranno più o meno dello stesso valore e il resto della formazione brasiliana, composta tra virgolette da giocatori sconosciuti, o almeno così si presume, sia comunque più forte anche di alcuni giocatori iconici appartenenti alle altre squadre, soprattutto l'Olanda, visto che l'Olanda ha anche lei 6 giocatori iconici, ma è appena poco più forte dell'Italia, cosa che oggettivamente è più debole della Francia e non di poco, cosa che oggettivamente faccio un po' fatica a concepire. Avete visto anche prima, è stato illustrato, è stato fatto vedere brevemente anche il funzionamento di alcune tecniche combinate per quello che riguarda il tiro. Fortunatamente, se alcuni giocatori si trovano nella posizione giusta, basterà semplicemente premere un normalissimo quadrato per fargli eseguire una tecnica combinata. Penso ai gemelli Tachibana con il loro Skylab Hurricane alias Catapulta Infernale, per come lo conosciamo noi, che effettivamente utilizzando i tasti dorsali poteva essere un po' complessa da realizzare in game, e invece a quanto pare dovrebbe essere molto 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 facile da riproporre. Chiudendo, intanto inizio a ringraziare come sempre i ragazzi della pagina italiana di Captain Tsubasa Rise of New Champion, pagina Facebook della quale trovate sempre il link qui in descrizione al mio video. L'altra sera si è tenuta una live tramite i ragazzi della Bandai Namco Brasile, quindi qualcosa proprio specifica per il Brasile. Mi sembra sul canale dei ragazzi di Geek Nation, esatto, non ero andato a vedere per essere sicuro di ricordare bene. È stata una live di circa 40 minuti dove ci sono state due interviste, una a uno sviluppatore e uno a un tester del gioco che ha potuto provare, diciamo così, una build definitiva del gioco stesso. Intanto ringrazio Andrea Raccuia per aver fatto proprio sulla pagina Facebook il riassunto della live. Lui ha un canale Twitch, Anarchin, adesso metterò anche il suo link qui in descrizione al video, perché al momento credo che in Italia sia il ragazzo che sta portando più contenuti in assoluto per quello che riguarda Captain Tsubasa Rise of New Champion, e quindi gli va, e mi sembra anche giusto pubblicizzarlo, e gli va un grazie di cuore da appassionato a appassionato. Allora, per quello che riguarda l'intervista con lo sviluppatore, vabbè, ci si è concentrati soprattutto sullo story mode di Tsubasa, nessuna novità di rilievo particolare. Nel secondo intervento, quello col tester, invece sono stati toccati tasti differenti. Intanto il gioco è stato considerato il gioco più immersivo dedicato alla serie di Captain Tsubasa. Qui mi permetto un pochettino di sarcasmo e verrebbe da dire: grazie al piffero, non possiamo pretendere che siano immersivi i giochi su smartphone, e l'ultimo gioco per console dedicato a Captain Tsubasa risaleva ai tempi in cui io ancora non avevo capelli bianchi. E quindi è passato effettivamente un po'. Avrei ben voluto vedere che non si tratti del gioco più immersivo, considerando che uscirà anche a cavallo fra una generazione e l'altra di console. Direi che è il minimo, comunque va bene, è una buona notizia. Il new champion del titolo è riferito al new hero e non ad eventuali giocatori inediti o campioni già conosciuti. Quindi vi ricordate quella sagoma del nostro new hero che, quando era appena stata mostrata, ha fatto gridare al miracolo: Cristiano Ronaldo arriverà su Captain Tsubasa? No, grazie a Dio, scordatevi CR7 e compagnia bella, almeno per quello che riguarda il titolo Bandai. Io veramente stapperei le bottiglie di champagne se Captain Tsubasa rimanesse Captain Tsubasa e i giocatori reali rimanessero a parte nel loro mondo reale. Una cosa che non mi è mai andata giù troppo, nemmeno su Dream Team, anche se Ronaldinho ammetto di averlo apprezzato quando uscì a suo tempo, ma sarei ben più felice se, almeno per quello che riguarda il titolo Bandai Namco, ecco, Tsubasa rimanesse Tsubasa, i giocatori reali rimanessero a FIFA, PES, dove devono stare.
Ci saranno squadre locali come il Brancos alias San Paolo, ovvero la squadra dove poi Tsubasa andrà a giocare in Brasile. Al momento non sono previste squadre locali, non di quel tipo, se non quelle giusto delle medie giapponese, però non si sa mai, dipende da quando, da quanto venderà il gioco. Questo da quanto venderà il gioco è un po' il mantra di tutta l'intervista, come d'altra parte è giusto che sia. Nella modalità Dream Team potremo creare fino a 5 squadre, delle quali potremo personalizzare nome, logo, kit e pallone da utilizzare. Quando ho parlato di giocatori creati è stato usato il termine plurale, quindi rimane aperto uno spiraglio per eventuali squadre composte anche interamente da giocatori creati da noi. Rimane aperto uno spiraglio, non vuol dire sicuramente ci sarà, vuol dire che la cosa ad oggi comunque non possiamo escluderla a priori, quindi si potrebbero anche proporre squadre con giocatori completamente inventati da zero, e qua la fantasia degli utenti potrebbe veramente farla da padrone. Io già vedo ragazzi che creano, che ne so, il Boca Junior di Riquelme, il Napoli di Maradona, la Juve di Platini, il Milan degli olandesi, l'Inter del triplete, chi più ne ha più ne metta, la Roma di Totti. Adesso non voglio lasciare fuori squadre che potrebbero rimanere offese, perché poi si sa che noi italiani sul tifo ce la prendiamo particolarmente. Comunque sarebbe carina come idea, resta da capire però quanto tempo ci si può impiegare per creare una formazione intera composta da giocatori di questo tipo. Stiamo parlando di un'eventualità però, naturalmente, ripeto, non è assolutamente una cosa sicura. Sulla modalità online non si è potuto sbilanciare molto, perché al momento, ovviamente, essendo chiusi i server, la modalità online non era attiva, ma è stato conformato 1v1 e 1v2 e modalità League. Scannerizzando un codice QR che trovate anche sulla stessa pagina, si potranno ottenere tutti i bonus pre-order, che però non sono altro che i bonus pre-order che abbiamo già noi anche adesso, per chiunque abbia già fatto il pre-order su qualunque piattaforma disponibile. Quindi anche da questo punto di vista non è che vi danno della roba in più, nulla di nuovo. Ok, Season Pass. Al momento gli sviluppatori sono al lavoro solo sui 9 personaggi che ancora non sono stati completati. Per vedere altri contenuti oltre i 9 personaggi dovremo aspettare, ma soprattutto supportare il gioco. Che cosa si intende supportare il gioco? Semplicemente il gioco deve vendere, come ho detto prima. La questione il gioco deve vendere è un po' il traino portante di tutto il futuro di questo brand, per quello che riguarda almeno la sua gestione da parte di Bandai Namco. Io incrocio le dita che prima o poi facciano anche un gioco per smartphone, visto che loro bene o male ce l'hanno un po' questo vizietto, partono da console e poi vanno su smartphone. Non aspetto altro che una scusa valida per lasciare Dream Team in questo momento, dico la verità. Questione eSports. Il gioco non nasce come un concetto di eSports, sport online competitivo, per chi ancora non masticasse bene il termine, ma la sua crescita in questo mondo non è esclusa. Molto dipenderà da come i fan approcceranno il gioco nelle sue modalità competitive. In poche parole, se il gioco dovesse avere da parte dei fan un buon riscontro e la Bandai Namco, annusando la possibilità di fare soldi, possa vederci degli sviluppi futuri interessanti, ecco, allora potrebbe anche essere sviluppato in maniera tale da strizzare l'occhio agli eSports. Per il momento però è tutto in stand-by. Nella serata di giovedì i ragazzi di GK Nation si reincontreranno appunto per discutere di questi nuovi aspetti del gioco. Al momento altre novità in merito a nuove formazioni e quant'altro non ce ne sono. Qualcuno si è iscritto al canale in questo momento che sto registrando il video, ma purtroppo non posso vedere chi è, ma comunque lo ringrazio. E quindi niente ragazzi, è iniziato ufficialmente il countdown, il conto alla rovescia. Siamo a meno 10. Io mi auguro di cuore che, io ho prenotato sul sito della Bandai, che lo spediscano per farmelo arrivare in tempo al 28, mi girerebbero alquanto le scatole averlo prenotato e pagato mesi prima e iniziare a giocarci dopo degli altri. Vi dico subito che, avendo io preso la Champion Edition, il mio primo video su questo gioco sarà ovviamente l'unboxing della Champion Edition. Anche in questo caso spero di non essere tipo il 120esimo a poterci fare un video, se no mi gioco anche quel poco di visualizzazioni che porterebbe un video del genere. Ripeto,
detto ancora, ringrazio i ragazzi della pagina Facebook di Captain Tsubasa Rest of New Champion Italia per tutto il materiale, anche i video che avete visto in questo filmato, li ho tirati giù tutti dalla loro pagina, quindi un grazie di cuore per il lavoro che fanno tutti i giorni, per il lavoro tra virgolette che fanno tutti i giorni per noi appassionati. Ragazzi, per oggi era tutto, l'attesa è tanta, l'hype inizia a farsi sentire pesantemente. Con Captain Tsubasa Rise of New Champion, a meno di annunci bomba dell'ultimo momento, a questo punto ci vediamo con l'unboxing della Champion Edition. Pace belli, alla prossima.